Sono circa 7.000 i runner che hanno partecipato alla corsa da Re. Siamo in attesa dell'arrivo trepidante del presidente del consorzio, Paolo Azzini. Presidente, ancora un pochettino di fiato, com'è andata questa gara, questa corsa? Poco fiato, solo per dire che sono felicissima di averla fatta per la prima volta. Questo posto è straordinario e merita che tutti quanti se lo possano godere anche in questo modo. È la prima volta che la fa, come ha trovato il percorso? È la prima volta che corro in vita mia, quindi è ancora di più. L'ho trovato meraviglioso, si passa nei boschi, nei prati, nel Parco della Regge e si arriva qua, quindi è veramente una cosa straordinaria. Prima volta ma anche un ottimo tempo. Mi dicono che ho fatto un buon tempo. A corsa assieme a due professionisti. A due professionisti e due grandi appassionati anche loro della Reggia, nonché persone che si impegnano da sempre per la Reggia. È andata bene, l'unica cosa che dopo il primo chilometro sono caduta. Cioè mi hanno sono caduta e però mi sono rialzata subito e poi ho recuperato e mi sono divertita e basta. Nonostante la caduta sei stata la prima delle donne. Sì, nonostante quello sì. E nonostante la partenza un po' troppo briosa, ecco. È arrivato dalla 30 km anche il questore Messina, Francesco Messina, la seconda volta a Venaria di corsa per una corsa reale. Com'è andata? Bene, bene. 2 ore e 35 sui 30. È una 30 in preparazione della maratona di Torino. 29:35 passo 5:18 passo maratona. Va bene, bella corsa. Il percorso? È il percorso impegnativo perché c'ha dei saliscendi molto importanti per le gambe che si sentono, però è veramente performante, quindi è l'ideale, io la consiglio per una preparazione a una maratona. Il 4 novembre c'è anche la maratona di New York, se uno si fa questo 30 che equivale a un 32 per strada per la difficoltà dei dossi, va bene insomma. Parteciperà alla maratona di New York? No, io faccio la maratona di Torino. New York l'ho fatta nell'89. Un altro grande successo, veramente, settima edizione di una corsa Re, ultima tappa della maratona reale. Oggi hanno corso 7.000 persone, però se facciamo il conto di tutti i partecipanti nelle quattro edizioni si sono coinvolti più di 13.000 persone nelle quattro tappe. Giornata fantastica, scenario emozionante, che dire, un grazie a tutti i partecipanti e un appuntamento al prossimo anno per la seconda edizione della Maratona Reale a partire da metà maggio con la prima tappa dei Musei Reali. È una domenica di corsa in questa meraviglia sabauda, ma una corsa anche verso le presidenziali. Giorgio Bertola. Bellissima questa corsa alla Reggia di Venaria, bellissima la maratona reale a tappe per il Piemonte che ha permesso di scoprire o riscoprire le residenze reali della nostra regione. Per me una passione è quella della corsa, ho fatto tutte e quattro le tappe, quindi sfoggio con orgoglio la medaglia e nei prossimi mesi sarò impegnato in una maratona assai più difficile, una maratona da correre in salita, la maratona per avere un Piemonte 5 Stelle. Sono i programmi per avere un Piemonte 5 Stelle? Ma noi partiamo dalla volontà di migliorare la qualità della vita dei cittadini piemontesi, quindi parliamo della loro vita di tutti i giorni e quindi di competenze che riguardano la regione, competenze come la sanità e i trasporti, servizi che oggi per i cittadini sono tutt'altro che soddisfacenti. C'è anche una simbologia, ieri sono stato investito dell'incarico di fare il candidato presidente per la regione Piemonte per il Movimento 5 Stelle e oggi siamo qui a correre nella città che ha visto il primo sindaco a 5 Stelle del Piemonte, Roberto Falcone, quindi lo prendo anche come un buon auspicio. Direttore, tanta emozione, tanto entusiasmo per una corsa da Re che ogni anno vede sempre una maggiore partecipazione di runner. Indubbiamente questa edizione di corsa da Re che continua questa
tradizione della maratona qui alla Reggia di Venaria, direi che la corsa da re è oggi la corsa reale, perché da quest'anno abbiamo aggiunto altre tappe, quindi è diventato un progetto che collega le residenze. Abbiamo collegato la Palazzo Madama e Palazzo Reale, poi è stata fatta la maratona a Stupinigi, poi a Racconigi, oggi è per l'appunto per il compleanno della Reggia con la corsa da re siamo a Venaria. Complessivamente sono oltre 13.000 persone che hanno partecipato a queste maratone. Un grande successo, il primo anno, che ovviamente si ripeterà negli anni a venire e chissà, magari aggiungendo anche altre residenze, perché l'obiettivo nostro è proprio quello di valorizzare tutte le residenze reali e ovviamente partendo dall'esperienza della Venaria, che è stata pioniere in questo, abbiamo via via aggiunto gli altri gioielli della corona. Siamo particolarmente soddisfatti, mi sembra che anche la partecipazione lo dimostri, ogni anno è una partecipazione più ampia. E che dire, anche per il prossimo anno confidiamo e ci aspettiamo numerosi partecipanti.